Buonasera, buonasera e benvenuti alla consueto appuntamento con Anteprima Pescara alle 20:06 in diretta su Rete Otto Sport. Un ringraziamento particolare al nostro regista Max Paciglio. Domani Ascoli Pescara, inizio ore 15, tra poco ne parleremo diffusamente, ma intanto il quadro completo degli incontri, soprattutto di alcuni risultati di alcune partite che si sono sin qui disputate, partendo dall'anticipo di ieri. Il Brescia ha prevalso sul Venezia per 2-0 con i gol di Torregrossa nel primo tempo e Tonali nella ripresa. Un buon Venezia, dobbiamo dire, dell'ex Serse Cosmi, che ha già guidato, che ha guidato il Brescia qualche anno fa. 10 anni fa, per essere più precisi. Il Venezia ha disputato un buon primo tempo, ma è chiaro che poi è venuta fuori la migliore, la maggiore qualità del Brescia, della squadra di Eugenio Corini. I risultati di oggi: Carpi-Padova 2-1, Cittadella-Livorno 4-0, vediamo anche i gol. Carpi-Padova in vantaggio, il Padova con l'ex Bakogu, poi il Carpi di Castori ha ribaltato la situazione con i gol di Concas e Arrighini a 12 minuti dall'epilogo della contesa. Il Cittadella ha prevalso 4-0 sul Livorno. Finotto, il primo gol della squadra di Venturato, poi espulso Porcino, doppio giallo per l'esterno sinistro della squadra di Roberto Breda, ne ha approfittato il Cittadella che ha realizzato il secondo gol con Schinetti e poi si è scatenato il solito Moncini, classe 1996 di proprietà della SPAL ex Cesena, autore di una doppietta. Foggia batte Spezia 1-0, a 6 minuti dalla fine. Iemmello. Perugia-Benevento si è conclusa da poco. Il Benevento ha travolto il Perugia a domicilio 4-2, il verdetto finale. Nei primi 18 minuti c'è stato davvero un avvio scoppiettante con 4 gol. Al settimo Benevento in vantaggio con Nicolas Viola sul rigore, poi al nono il pareggio di Ann. Il Perugia ha ribaltato momentaneamente la situazione con il gol di Sadik, il pareggio di Caldirola, difensore centrale della squadra di Cristian Bucchi, poi al 44esimo nuovo sorpasso del Benevento, la firma di Massimo Coda, al 73esimo, dunque nel secondo tempo, il 4-2 definitivo per gli ospiti, realizzato sempre da Nicolas Viola su calcio di rigore. Domani, domenica 7 aprile alle 15, Ascoli Pescara e Cremonese Lecce, alle 21 Cosenza Crotone, lunedì 8 alle 21 il posticipo, il super posticipo di questa giornata, la 32esima del campionato di Serie B, di fronte Palermo e Verona. Riposa la Salernitana. Vediamo la classifica: il Brescia in testa con 57 punti, Lecce 54, Palermo e Benevento 50. Dunque il Benevento aggancia il Palermo, che però deve ancora giocare, soprattutto scavalca Verona e Pescara. Verona e Pescara quota 48, ma anche Verona e Pescara naturalmente devono giocare. Poi Cittadella 45, Perugia 44. Si chiude qui la griglia playoff. Spezia momentaneamente fuori con 43 punti, Spezia superato di misura a Foggia 1-0, gol di Pietro Iemmello. Ascoli 36, Cremonese, Salernitana e Cosenza 35, Crotone 33, Foggia e Venezia insieme con Livorno al terzultimo posto a quota 30, Carpi 25, chiude il Padova ultimo in classifica, fanalino di coda del torneo con 24 punti. Allora possono partire i nostri servizi, le nostre esclusive. Cominciamo da Marco Perrotta, difensore del Pescara. Marco, allora, vigilia importante, è una sfida sentitissima quella di Ascoli, un po' da tutto l'ambiente. Venite da una vittoria che sembrava insperata, no? Per come si era sviluppato il primo tempo, ma poi è stata esaltante nella parte finale. Ma sicuramente veniamo da una delle vittorie più belle che abbiamo fatto finora in campionato, perché comunque ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a ribaltare una partita non facile. Poi comunque ora diciamo che anche i tifosi ci hanno dato una grossa spinta e quindi ora ci affrontiamo questa partita che comunque per noi è importante, per tutto l'ambiente. Incrociate l'Ascoli, abbiamo detto sfida molto sentita, ma tu incroci personalmente un vecchio maestro, Vincenzo Vivarini. Ah sì, il mister mi fa sempre piacere rincontrarlo. Vecchio tra virgolette. No sì sì, il mister mi ha insegnato molto, quindi mi fa molto piacere rincontrarlo. Non vi siete sentiti, no? No, assolutamente. Sicuro, dici la verità? Sì, no, sì, guarda sì. Bene la telecamera, no, tutto tranquillo. Siamo avversari. Siete avversari per un giorno, sì. Magari vi saluterete a fine partita, come sì. Più liberi di testa, è possibile, è auspicabile un Pescara del genere in questo finale di campionato? Personalmente credo che non siamo una squadra che può essere spensierata a questo punto del campionato. Dobbiamo dare sempre il massimo e stare ancora di più sul pezzo
in ogni partita. A Lecce secondo me siamo andati un po' troppo spensierati di testa e poi abbiamo fatto una brutta figura, quindi secondo me dobbiamo starci con la testa ancora di più in questo finale di stagione, chi gioca, chi sta fuori, perché comunque chi entra abbiamo visto che può cambiare il volto di una partita, quindi ancora di più in queste 6 partite ognuno deve dare il massimo. Senti, parliamo anche dell'Ascoli che non vince in casa dal 30 dicembre, facciamo da subito i debiti scongiuri, non so se si è visto, Diego non è in quadra, no, è stato bravo, non ha colto l'attimo, diciamo così, però ecco, è una squadra anche l'Ascoli che ha ripreso, se vogliamo, vigore, no? Dopo l'ultima partita. Ma l'Ascoli diciamo che comunque è andato a fare una grande vittoria a Padova, l'ultima, e quindi sicuramente l'ambiente ora caricherà la squadra, perché è una partita a cui tengono molto anche loro. Io credo che possiamo giocarcela alla grande, quindi spero molto in noi, perché è una partita a cui tengo molto personalmente e quindi spero faremo una bella partita. Hai letto il comunicato dei tifosi? Sì, ci è arrivato ieri a tutta la squadra, spero di dare il massimo anche per loro. Così dunque Marco Perrotta. A proposito di tifosi, si è chiusa la vendita del settore ospiti, 801 i supporters al seguito della squadra di Beppe Pilon, ripetiamo, 801 tifosi biancazzurri a seguito della squadra biancazzurra. E allora entriamo nelle pieghe di quello che potrebbe essere il match in programma domani alle 15 allo stadio del Duca. Per quanto riguarda il Pescara, Pilon sembra orientato a tornare al 4-3-3 con Brugman, che sarà sicuramente recuperato. Ha un problema al polpaccio, un ematoma che comunque lo staff sanitario conta di riassorbire nelle prossime ore. Brugman ci sarà senza dubbio dal primo minuto. Brugman mezzala con Bruno davanti alla difesa, e soprattutto una novità sostanziale, Sottil nel tridente d'attacco completato da Mancuso e dal rientrante Marras. Il servizio di presentazione, le probabili formazioni e naturalmente i passi più significativi della conferenza stampa di oggi di Beppe Pilon. Il calore, la passione, la spinta dei tifosi biancazzurri per una sfida a dir poco sentita. Ascoli-Pescara, arbitra Di Paolo Diavezzano. L'11 di Pilon, uno dei tanti ex, ci arriva dopo una vittoria pazzesca per intensità emotiva, imprevedibile, per questo senza alcun dubbio esaltante. Fuori casa il Pescara è reduce da 3 KO consecutivi in altrettanti scontri diretti con Benevento, Cittadella e Lecce. Ultimo risultato positivo, tra l'altro una vittoria lo scorso 18 febbraio, 2-0 a Crotone. Sarà 4-3-3. Indisponibili Campagnaro, Bettella e Del Sole. Tra i convocati torna Canutè. La probabile formazione: Fiorillo, Trepali, in difesa Balzano, Gravillon, Scognamiglio e Del Grosso, favorito su Perrotta. Bruno sarà il vertice del triangolo di metacampo completato da Memuscia e Brugman, che ha smaltito la contusione al polpaccio. Davanti il rientrante Marras con Mancuso e Sottil, novità sostanziale. In conferenza, come giusto che sia, Pilon fa pretattica. Posto che l'atteggiamento è sempre fondamentale in una partita di calcio, e quindi per quanto riguarda insomma il comportamento di ogni squadra, tornerà comunque al 4-3-3 dal primo minuto? Sto valutando, avete visto che anche la settimana scorsa sono stato combattuto fino all'ultimo se giocare col 4-3, se giocare col 3-5-2, perché avevo scelto per quella partita, secondo me era quello il sistema di gioco migliore per affrontarli. Qui adesso ci penso bene, noi sapete che abbiamo anche il 4-3-1-2. Di certo non sarà difesa a 3, insomma, questo mi pare, no, si può neanche dire. No, vabbè, giusto, tanto vale l'atteggiamento, l'abbiamo detto. Ecco, quello, la cosa più importante è che scendiamo in campo come secondo tempo. Voglio che anche gli altri non capiscono come vogliamo far noi, perché sennò diventa troppo facile sempre. Sì, però non può confondere noi poi. Sì. Cioè, sì, gli avversari. Non lo so, io non ho mai visto un attore che dice subito tutto quello sì, che... Sì, avrà sempre la stessa formazione. Stellone. Sì, Stellone vedo che è vero, vero. Sì, sì, lui dice la formazione, dice subito. Ma sì, facciamo la sta eccezione. Ma dai.
per contro l'Ascoli è tornato a flirtare col successo martedì a Padova, ma a secco di vittorie al Del Duca dallo scorso 30 dicembre. Rocambolesco 3-2 sul Crotone. Squadra da tempo in silenzio stampa, out Beretta e Ngombo. Tra i convocati c'è anche Rossetti che però causa fastidio alla caviglia, partirà dalla panchina. 4-3-2-1 il sistema di gioco, rientri importanti Ardemagni, l'ex Brosco, Troiano e Delia, ma almeno un paio di dubbi per l'ex Vincenzo Vivarini. Il probabile 11, Lanni, Trepali, Laverone, Brosco, Valentini e Delia in difesa, in cabina di regia Troiano in vantaggio su Casarini, Addè e Frattesi, mezzali, sulla tre quarti Ninkovic e Ciciretti alle spalle di Ardemagni. La squadra che secondo me sta facendo bene al di là del risultato di Lecce, perché a Lecce giocare adesso è difficile per tutti, non solo per noi, non solo per l'Ascoli, ma per tante squadre credo. Sarà una partita molto tosta, questo è sicuro, perché il derby, tutte e due le squadre vogliono vincere, tutte e due vogliono andare avanti nella classifica, tutte e due hanno mille motivazioni, perciò è una partita molto sentita. No, ci siamo salutati come sempre, non c'è problema. Magari a caldo si dicono cose che magari sono dopo, per quello io poco dopo la partita parlerei mai, perché alle volte si dicono delle cose che non, si è preso dalla foga agonistica, dal momento di eccitazione. Infatti io dopo la partita con i miei giocatori non ci parlo mai. Cioè vi siete salutati cordialmente? Ci siamo salutati come facciamo sempre, come tutto l'anno ci salutiamo, argomentiamo, parliamo della squadra, ma non abbiamo parlato di quello che è successo. Non posso disperdere energie nervose su altre cose, perché farei del danno a me stesso. L'ho invidiata per l'equilibrio che ha dimostrato a fine partita a microfoni accesi, clamoroso. Non è facile, è adrenalina a 3000, sì, partita sì. Difficile, vinta in quel modo. No, ma ho detto l'esperienza con... Cioè le hanno riportato certe dichiarazioni, lei è rimasto freddo, senza fare polemiche. No, ma io l'ho detto. Non è facile, Prima di parlare conto sempre fino a 10, così mi ha detto i miei genitori, prima di parlare conta fino a 10, forse qualcosa di buono viene fuori. Insomma, abbiamo strappato un sorriso a Beppe Pilon, uno dei tanti ex di questa sfida. In programma domani alle 15, prima della pubblicità, saranno ben 9. Insomma, festival degli ex, Ganz, Brosco, Vivarini, Pilon. Pilon ha guidato l'Ascoli nel 2001-2002, vincendo il campionato di Serie C, l'anno successivo in Serie B una tranquilla salvezza, e poi è tornato nel 2009-2010 in sostituzione di Pane, una situazione complicata, è riuscito anche in quel caso a centrare una tranquilla salvezza alla guida dell'Ascoli. Poi gli altri ex sono Ciofani, Del Grosso, Canutè, Monachello e Pinto. Ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi, c'è un altro contributo in esclusiva da farvi ascoltare e poi anche le immagini, le precedenti e una sorpresa. Torniamo in diretta da studio, ricordiamo anche che la formazione primavera della Pescara nel campionato Primavera 2 è ad un passo dalla promozione, oggi ennesima vittoria, credo l'ottava consecutiva in casa con la Perugia nell'ultimo impegno all'appoggio degli Ulivi, nell'ultimo impegno davanti al pubblico amico, 4-0 il verdetto finale, la notizia se vogliamo che non ha segnato Borrelli, finora re dei bomber con 18 gol, un grandissimo pavone, autore di un
di una rete di altissimo lignaggio. Gli altri gol sono stati firmati da Marafini, che ha sbloccato il punteggio al 40° del primo tempo, Scimia ha raddoppiato, poi al 10° della ripresa, come ricordato Pavone, e al 90° il quarto gol firmato da Zugaro. È stato espulso il tecnico Luciano Zauri. Ora manca solo una partita all'epilogo della stagione. Il Pescara deve difendere un vantaggio di 3 punti sulla Lazio, che oggi ha battuto il Lecce. Tradotto in soldoni, basta un pareggio nella trasferta di Foggia, la squadra biancazzurra, per tornare nel campionato Primavera 1. Questa partita Foggia-Pescara, tra l'altro il Foggia allenato da Gaetano Pavone, figlio dell'ex DS del Pescara, ex giocatore Peppino Pavone, si giocherà Foggia-Pescara sabato 20 aprile. Torniamo alla prima squadra, ascoltiamo Riccardo Sottil, classe 99, in prestito dalla Fiorentina, arrivato a gennaio, ha già giocato titolare nella trasferta in Fausta di Cittadella, ma da trequartista domani sarà schierato nel tridente largo a sinistra, come nei minuti finali del match col Palermo. Tra l'altro ha propiziato il gol della vittoria firmato da Scognamiglio. Riccardo Sottil. Sottil, intanto mentalmente state molto bene, soprattutto dopo questa vittoria esaltante, forse sperata, per come si era messa la partita nel primo tempo. Sì, nel primo tempo col Palermo, diciamo, la partita si era messa un po' verso, contro di noi, verso la loro parte. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi nell'intervallo a reagire, a compattarci tra di noi e a trovare addirittura poi la vittoria nel calcio d'angolo nei minuti finali. È una vittoria che ci dà una grande spinta, grande morale, però dobbiamo rimanere coi piedi per terra e andiamo a affrontare una squadra come l'Ascoli, che in casa si fa valere, sarà una trasferta molto tosta. Beh, in casa neanche tanto, perché non vince dal 30 dicembre, però che cosa sapete nello specifico? Anche l'Ascoli ha ripreso slancio dopo un periodo piuttosto delicato, i 7 gol subiti. 7 gol a Lecce, quindi anche loro hanno dovuto dare per forza una svolta nella loro stagione, e il nostro obiettivo è assolutamente quello di vincere la partita per proiettarci nelle parti importanti della classifica. Pronto a giocare al primo minuto, noi l'abbiamo detto da un paio di giorni, potresti essere una novità sostanziale nel 4-3-3 a sinistra, pronto soprattutto a sgommare su quella corsia. No, guarda, io quando il mister mi chiama cerco di fare il massimo, dare il mio contributo alla squadra, e domani speriamo di fare un'ottima prestazione di squadra. Di squadra, e questo indubbio, indubitabile, sei entrato molto bene in partita, seppur per pochi minuti, tra l'altro hai calciato un angolo magistrale. No, sì, anche diciamo che per svoltare qualche volta non basta, magari non ci serve sempre un tempo, una partita intera bastano pochi minuti, perché alla fine nel ruolo che facciamo basta una giocata, un calcio d'angolo, una punizione, un tiro che ti può cambiare la partita, come è successo col Palermo appunto. Senti, tifosi, questo comunicato vi dà ancora più forza, più convinzione, no? Beh, assolutamente, quando è uscito il comunicato di ieri, appena l'abbiamo letto, c'è stato grande entusiasmo e speriamo che vengano in tanti a sostenerci ad Ascoli. È chiaro che adesso voi dovete cercare di consolidare i play-off nella migliore posizione possibile, no? Siete quarti in classifica, in modo piuttosto sorprendente se vediamo altre formazioni. No, sì, però ormai sei là, che lotti per, poi non si sa se può, noi speriamo nella promozione diretta, se siamo qua ormai, se si deve ballare si balla, come si dice, no? Certo. Quindi l'obiettivo più bello, il sogno che di tutti i pescaresi penso sarebbe quello di andare in A, che sia diretto il passaggio dai playoff, insomma, è questa la cosa più importante. Così dunque Riccardo Sottil, che domani partirà titolare nel tridente completato dalla rientrante Marras e da Mancuso, riferimento centrale. Dunque comincerà dalla panchina Gaetano Monachello, Bruno, vertice basso del triangolo di metà campo completato da Memusciai, e Brugman che giocherà mezzala, e in difesa Balzano, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso, che sembra in vantaggio su Perrotta. Precedenti del Duca, stadio tabù per i colori biancazzurri. Nelle ultime 13 sfide, 10 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria. Cominciamo dal campionato 1985-86, 1 dicembre 1985, Ascoli batte Pescara 2-0, 61esimo, incocciati, ci scusiamo naturalmente per la qualità delle immagini, però sono piuttosto chiare. Poi il raddoppio al 66esimo, stiamo per vederlo, di Vincenzi. Questo è il gol di Incocciati, una grande azione personale dall'attaccante
attaccante dell'epoca dell'Ascoli, Beppe Incocciati. Tra poco vedremo anche il raddoppio. Eccolo qui, il raddoppio firmato da Vincenzi, una difesa, dobbiamo dire, irrivedibile. L'allenatore di quel Pescara era il compianto Enrico Catuzzi, stagione 1985-86. La curva dell'Ascoli, Serie A, l'unica vittoria dall'85-86, firmata Primo Berlinghieri. Calcio di punizione di Leo Junior, era il 6 novembre 1988, Pagano dentro per il taglio splendido di Primo Berlinghieri, che riesce così ad infilare il portiere dell'Ascoli di quel campionato, Pazzagli. Dunque Ascoli 0, Pescara 1, era il 6 novembre 1988, campionato di Serie A, poi il Pescara retrocesse al termine di quella stagione. Serie B, 18 dicembre 1994, Ascoli batte Pescara 3-0. Il primo gol, stiamo per vedere, di Incocciati, sempre lui, palleggio, controllo e gran destro all'incrocio dei pali alla sinistra di Cusin, il portiere del Pescara, allenato in quel momento da Franco Oddo, che aveva sostituito Giorgio Rumignani. Il raddoppio del tedesco Biroff, anche in questo caso difesa piuttosto allegra del Pescara. Il tris firmato invece realizzato da Menolascina, errore di Farris che non aggancia, ne approfitta Menolascina. Dunque Ascoli batte Pescara 3-0. Serie C, 17 marzo 2002, Ascoli batte Pescara, l'Ascoli di Pillon 3-2, la prima rete che sblocca il punteggio dell'Aquilano di Venanzio, un gran sinistro con il portiere Cecere che viene battuto, davvero un gran gol quello di Venanzio. Poi il raddoppio Biancone, che l'anno successivo vestirà la casacca biancazzurra vincendo il campionato di C1 con Ivo Iaconi. Cecere fa quel che può, il destro di Montesanto. Dunque Ascoli 2, Pescara 0. Accorcia però Ottavio Palladini, stiamo per vedere la perla di Ottavio Palladini, un grandissimo gol, nulla da fare per il portiere Indiveri. Pareggia Fanesi su calcio di rigore, sempre nel primo tempo, spiazza il portiere dell'Ascoli Indiveri, ma nella ripresa ci sarà il definitivo sorpasso dell'Ascoli di Beppi Pilon, che poi vincerà il campionato di C1 con Biancone. Biancone effettua questo cross, palla che viene colpita, respinta dalla traversa, e poi il gol dell'Ascoli, firmato in realtà da Biancone, il cross era di Di Venanzio. Serie B, 20 settembre 2003, abbiamo visto il primo gol, la prima rete di PA, il brasiliano che militava nell'Ascoli in quella stagione. Poi Antonelli, il pescarese Filippo Agomeri e Antonelli, una grande accelerazione e l'assist sempre per PA, 2-0 nel finale, un gol più trovato che cercato di Ottavio Palladini, finirà 2-1 per l'Ascoli, era il campionato di Serie B 2003-2004. Sempre in Serie B, l'anno successivo viene espulso ad Ascoli Cudini, l'attuale allenatore del Notaresco, che placca Varricchio lanciato verso la porta bianconera. Malgrado l'inferiorità numerica, l'Ascoli riuscirà ad imporsi con un gran gol di Filippo Agomeri Antonelli, che poi nel 2006-2007 vestirà la casacca del Pescara. Gran diagonale senza esultanza da parte di Filippo Antonelli, attuale DS del Monza. Il portiere del Pescara era Pierluigi Brivio, qui intervistato nel post partita. Questi i precedenti che vi abbiamo mostrato, insomma un campo, uno stadio tabù, il del Duca di Ascoli per il Pescara, dall'85 all'86 fino a oggi, dal 1985-86 fino ai giorni nostri, soltanto una vittoria in Serie A nel 1988, 6 novembre 1988, abbiamo fatto vedere la rete di Primo Berlinghieri, assistito nella circostanza magistralmente da Rocco Pagano, era il campionato di Serie A. Chiudiamo con una Marcord, una foto, uno dei simboli della storia del calcio biancazzurro. Stiamo parlando di Vincenzo Zucchini, perché il Comune di Ferrara ha intitolato a Vincenzo Zucchini il campo sportivo di San Bartolomeo in Bosco, frazione della città emiliana e luogo natale dell'indimenticato capitano del Pescara. La cerimonia si è svolta oggi a San Bartolomeo in Bosco, la presenza delle autorità locali e dei familiari di Zucchini, erano presenti naturalmente i figli della bandiera del calcio pescarese, Massimo Giorgio con quest'ultimo che ha portato con sé, lo vedete, il figlio Vincenzo Junior. Zucchini, lo ricordiamo, arrivò in riva all'Adriatico nell'estate del 1973, ha giocato per 6 anni nel Pescara, poi è stato anche team manager, ha vinto 2 campionati da calciatore. Purtroppo è
scomparso nel 2013 all'età di 66 anni. E vi abbiamo mostrato questa foto, anche questo WhatsApp video che ci è stato gentilmente inviato da Sergio Di Sciascio, che era presente alla cerimonia. Lo ringraziamo per questo. Si chiude qui Anteprima Pescara, le 20:31, grazie a Max Paciglio in regia, a voi per l'attenzione. Naturalmente ci vedremo domani, diretta calcio a partire dalle 14:15, naturalmente si parlerà di Ascoli Pescara in programma alle 15, arbitro di Paolo Di Avezzano, poi l'intervista del nostro inviato in diretta dallo stadio del Duca di Ascoli, Enrico Giancarli, a seguire alle 18 il consueto approfondimento da studio. È tutto, grazie e buona serata.